Domenica 6 agosto si è celebrata la solennità della Trasfigurazione del Signore sul Monte Tabor, la montagna dove Gesù ha rivelato la sua divinità ai discepoli. Un gruppo di 28 giovani pellegrini americani ha visitato la Terra Santa, un'occasione per incontrare i popoli che la abitano, allargare il proprio orizzonte e rinsaldare la propria fede. Ogni anno diverse persone arrivano a Gerusalemme per prestare servizio nei luoghi santi custoditi dai frati francescani e riscoprire così la propria fede. Nel suo piccolo laboratorio di casa, l'artista Nadia Bugattasti Beigiala realizza gioielli di argento con foglie di ulivo. La casa di riposo Betafram a Taibe. È qui che abbiamo trovato veri angeli custodi a servizio degli emarginati dalla società. La celebrazione della solennità della Trasfigurazione di Gesù si è svolta qui sul Monte Tabor, una festa iniziata già la vigilia, quando i cristiani locali sono giunti con le loro famiglie. Naim è venuto con la sua famiglia per celebrare la Trasfigurazione di Gesù e anche la nascita di sua figlia. Ci racconta infatti che 7 anni fa si trovava qui con la moglie incinta quando fu necessario scendere dal monte per darla alla luce. Essere qui, ci dice, è anche un'opportunità per pregare per la pace in tutto il mondo. Vedere tanta gente campeggiare ci riporta a ciò che Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi restare qui. Se vuoi, farò qui 3 tende, una per te, una per Mosè e una per Elia». Durante la notte il movimento continua. Molti pellegrini salgono la montagna sacra a piedi. Si è fatto giorno. La messa solenne presieduta dal custode di Terra Santa, padre Francesco Patton. Nell'omelia, padre Zaher Aboud, che svolge il suo servizio pastorale in Galilea, ha spiegato come l'uomo non sia stato creato per il buio, per la malattia o per la stanchezza. Ha continuato poi sottolineando di come abbiamo bisogno di camminare con Dio, di aprire i nostri occhi per vedere la bellezza di questo mondo. Essere al Tabor, ha evidenziato, aiuta a contemplare quanto meravigliose siano la creazione ed il volto di Dio. La celebrazione di questa solennità è molto bella perché è la celebrazione nella quale Gesù si manifesta a noi col volto luminoso qui sul monte, e quindi venire a celebrare la festa della Trasfigurazione qui sul Tabor vuol dire poter attingere a un po' della luce che brilla nel volto di Gesù. Beh, la solennità è bellissima, ma non tanto per l'aspetto esteriore, quanto per quello che essa contiene nel richiamo di Cristo trasfigurato. È un richiamo di paradiso, è un richiamo di bellezza, è quello che Dio vuole dare a noi come vita in bellezza, in grazia, in splendore. Ogni anno per la festa della montagna, come noi cristiani locali la chiamiamo, veniamo a Gesù e per Gesù, come discepoli. Essere qui ci permette di capire che abbiamo bisogno di distaccarci dalle cose materiali, di guardare al cielo, perché le cose terrene spesso ci separano da Gesù. Gesù non ha scelto questa montagna per caso per la sua trasfigurazione. È difficile venire fino a quassù. Ma lui stesso ha detto: chi mi vuol seguire, rinneghi se stesso, prenda la croce e mi segua. Alla fine della messa, i presenti si sono recati in processione alla cappella che ricorda il luogo in cui Gesù disse ai suoi apostoli: non parlate a nessuno di questa visione finché il Figlio dell'uomo sia risuscitato dai morti. Ora è il momento di scendere dalla montagna, tornare alla realtà, trasfigurata per l'amore di Dio. Vorremmo poterci fermare qui, però anche a noi, alla fine, Gesù dice che bisogna scendere dal monte e bisogna ritornare alla vita di tutti i giorni. Ma ritornare alla vita di tutti i giorni portando nel cuore appunto il volto luminoso di Gesù e la sua parola.
Hanno fatto un viaggio di migliaia di chilometri. Hanno fra i 17 e i 19 anni e un passaporto statunitense. Sono uno dei gruppi di pellegrini che animano senza sosta le strade della Terra Santa, giunti qui per conoscere da vicino la realtà del conflitto che da anni scuote i popoli palestinese e israeliano, per approfondire i testi biblici e dunque riscoprire le proprie radici. L'obiettivo di questo progetto è soprattutto quello di dare una base più solida alla loro fede, insegnare loro come approfondire una cultura, come stare con la gente e ascoltare racconti e comprendere la storia e gli eventi attuali, anche attraverso queste esperienze. I 28 partecipanti, giovani di diverse denominazioni cristiane, hanno seguito un corso di preparazione di 3 settimane a giugno, prima di approdare a Gerusalemme a fine luglio per un cammino di 3 settimane. Abbiamo visitato diversi siti biblici. Abbiamo anche incontrato ebrei, palestinesi, cristiani e musulmani per comprendere la prospettiva di tutti e per capire questa terra attraverso le persone che la abitano. Una visita in Galilea, degli incontri con pastori luterani, la visita al campo profughi di Aida nel cuore di Betlemme. Tante occasioni per allargare il proprio orizzonte e il proprio sguardo. Ho deciso di venire in Israele con questo gruppo perché volevo andare a fondo della mia fede e vedere ciò che è contenuto nella Bibbia prendere carne. Penso poi che sia davvero interessante imparare qualcosa della cultura ebraica e musulmana e vedere le diverse religioni interagire fra loro. È semplicemente incredibile visitare dei luoghi con una storia così. Toccare cose che hanno più di 2000 anni, vedere dove Gesù ha vissuto e dove in tanti altri hanno abitato in epoche così diverse. È super affascinante, è molto più di quanto mi sarei aspettata di trovare da diversi punti di vista. C'è così tanto da imparare e così tanto che pensavo di sapere, ma ho scoperto che ci sono molte più cose da conoscere di quelle che so già. Francesca è una pensionata, Christian è un insegnante di religione, Alberto anche, ma solo al mattino, perché di pomeriggio fa l'istruttore di nuoto. 3 storie che non si sarebbero mai intrecciate se non in Terra Santa. Mi trovo qui perché sono venuta in pellegrinaggio tanti anni fa e fui presa dalla Terra Santa, fui presa da Gerusalemme, poi sono passati degli anni, così poi sentì mio nipote, disse, vabbè non ti preoccupare perché lui è sacerdote, è stato qui a studiare, ne parlò con i francescani e così di lì nacque la mia storia della Terra Santa, che sono 7 anni che vengo qui. È stato un amore nato nel 2001 da un primo viaggio che feci con un gruppo e questo amore è andato sempre più crescendo a tal punto che l'estate da 4-5 anni a questa parte le dedico qui a servizio ai santuari dei frati minori. Sono venuto nel 2005 con un pellegrinaggio di una settimana, ma venire qui non è sufficiente una settimana, bisogna tornare e poi rimeditare un po' quello che si è vissuto e così ho chiesto di fare un'esperienza a servizio della Chiesa della Terra Santa e a servizio della custodia dei frati. Svolgono diverse mansioni al servizio dei francescani di Terra Santa. Chi dà una mano al santuario della flagellazione, catalogando dei reperti che saranno esposti nel futuro museo. Chi aiuta nella sartoria della custodia, sistemando delle vesti o dei teli liturgici. C'è anche chi, semplicemente, si mette a disposizione di ciò di cui c'è bisogno, stando al servizio dei frati e delle loro necessità, sperimentando una gratuità nuova. Stando con i frati nei conventi, nei vari santuari di tutta la Terra Santa è un arricchimento e una gioia di gustare insieme a loro, insieme a altra gente che viene qui a dare una mano a
gustare l'esperienza del cristiano che si dà un po', che mette un po' di tempo a servizio di questa terra che è fantastica. La Terra Santa è tutto, è dove ha vissuto Gesù, dove cammini, a volte si fermo con la mente, dico ma no, sto camminando dove è camminato Gesù, dove ha vissuto Gesù. Questo fascino della terra di Gesù è un fascino al quale non si può resistere, quindi più tu vieni, più questo amore per questi luoghi aumenta, ma non solo per i luoghi, ma anche per gli incontri che si fanno in questi luoghi, incontri di persone che provengono un po' da tutto il mondo, quindi ci sono dei confronti anche sulla fede e sul vissuto della vita e questo giova molto anche alla propria fede. Ogni anno, d'estate in particolare, sono molte le persone che provenendo da varie parti del mondo tornano a Gerusalemme nei luoghi santi, custoditi dai frati francescani, donando il proprio tempo. Il loro contributo consiste nella loro stessa persona e in quello che di loro mettono a servizio degli altri. Loro donano quello che Dio ha donato a loro. E credo che questo sia qualcosa che richiama un senso spirituale dell'azione fatta e questo è il nostro scopo come custodi di Terra Santa, come francescani, quello di valorizzare lo spirito. Nadia Abu Ghattas è un'artista palestinese di Beit Jala che proviene da una famiglia da generazioni impegnata nell'artigianato. Ha scelto le foglie di ulivo per creare i suoi monili d'argento all'interno del suo laboratorio, ricavato tra le mura della sua casa. Mi sono specializzata sulle foglie d'olivo perché, prima di tutto, lo considero un albero benedetto, generoso, bello. E poi è sempre verde, nonché ha la capacità di vivere per migliaia di anni. Volevo perciò creare qualcosa di tipico del nostro patrimonio palestinese. Un'attività che richiede lunghe ore di duro lavoro e alta precisione nel processo di selezione e progettazione, grazie al suo gusto e alle sue abilità acquisite attraverso una lunga esperienza in questo settore, a partire dalla scelta del fogliame, passando per l'intero processo produttivo, fino alla fase di imballaggio e commercializzazione, Nadia riesce a creare dei piccoli gioielli. Dopo aver selezionato le foglie, le appendo ad un palo di cera e le ricopro di gesso. Dopodiché metto tutto in forno per bruciare tutto ciò che hanno di naturale al loro interno. Brucio tutto a 750 gradi per 12 ore. Il giorno successivo sciolgo l'argento e le ricopro. Il desiderio di mettere sul mercato prodotti che riflettano l'identità palestinese. È questo ciò che ha spinto Nadia a scegliere come simbolo importante per creare le sue gioie l'ulivo, nella speranza di poter un giorno esportare i suoi manufatti. Il mio sogno è che i miei gioielli, segni di pace, possano trovarsi in tutto il mondo, in modo che tutti sappiano quanto soffriamo in Palestina. E per dimostrare che, nonostante tutte le pressioni psicologiche in cui viviamo, siamo comunque creativi. Egli si ritirò di là, nella regione vicina al deserto, in una città chiamata Efraim, dove si trattenne con i suoi discepoli. La città citata nel Vangelo si chiama attualmente Taibe, si trova a 30 km da Gerusalemme e conta circa 1500 abitanti. È l'unica città palestinese completamente cristiana. Ed è qui che la carità cristiana diventa tangibile grazie a gesti concreti. Dei veri angeli custodi, infatti, si mettono a disposizione di quelle persone emarginate dalla società. La casa di riposo Beit Afram ospita 25 anziani tra i 75 e i 97 anni. Di proprietà del Patriarcato Latino di Gerusalemme, se ne prende cura la comunità missionaria brasiliana dei Figli di Maria.
proprio nel nostro carisma, figli di Maria. È proprio nel nostro carisma, dei figli di Maria, dare sollievo alle sofferenze umane, accogliere ogni tipo di sofferenza umana, ed io, come missionario e anche fisioterapista, ho la grande grazia di dare sollievo a quelli che ne hanno bisogno. Para aqueles que precisam. Nel quotidiano fanno la doccia agli anziani, gli danno da mangiare, promuovono attività ricreative. Amare questi anziani fa parte del nostro carisma. La nostra fondatrice Erika sostiene come in ogni circostanza in cui amiamo e parliamo di Gesù a chi non lo conosce, realizziamo la nostra missione. Allora prendiamo questa vocazione con molto amore e molta gioia. Elena, di anni 84, ci racconta un po' di come vive qui. Grazie a Dio abbiamo questo posto. Qui loro ci offrono buone cure e ci rispettano. Ci aiutano in tutto, sono gentili e si prendono cura della nostra igiene. Non possiamo tornare a casa perché non possiamo prenderci cura da soli di noi stessi. Il rispetto e la bontà dei brasiliani sono le caratteristiche che la attraggono di più. Chiediamo a Dio di benedire loro e le loro famiglie. Un lavoro importante anche grazie alla presenza dei volontari. È un tempo di servizio, di fraternità con gli anziani della Terra Santa, in questo luogo che fa parte delle nostre radici. Come i cristiani siamo venuti qui per passare del tempo con loro, per aiutare la comunità brasiliana e anche per stare con i cristiani di Terra Santa. La lingua araba non è di certo una barriera. Sorrisi e gesti sinceri, infatti, esprimono più di mille parole. Noi siamo qui per essere auxilio, per aiutare e mostrare a loro. Siamo qui per aiutarli e per far vedere che anche loro ci donano conforto, sollievo e gioia. Esse conforto, esse alívio, allegria. Christian Media Center ha la missione di portare al mondo il messaggio della Terra Santa, la terra del quinto Vangelo. Trasmissioni, reportage, notizie, documentari, attualità della Chiesa e della vita quotidiana dei cristiani della Terra Santa. Potete aiutarci in questa missione, far conoscere e diffondere il messaggio della Terra Santa. Aiutateci, visitate il nostro sito.